Turisti in visita a Robben Island, l'isola in cui Nelson Mandela e i suoi compagni sono stati imprigionati per decenni. Robben Island è stata per 3 secoli un posto di detenzione per criminali e in seguito il luogo di isolamento per prigionieri politici. Robben Island è diventata il simbolo della gloriosa resistenza nera. Nel 1948 i Boeri, i discendenti dei coloni olandesi, vinsero le elezioni legislative. L'apartheid diventa la politica ufficiale del paese. Tutte le persone sono registrate e ufficialmente divise in gruppi razziali. Nei negozi e sui mezzi pubblici è ben distinta la separazione tra bianchi e neri. È il 1950 e le proteste delle donne si fanno più frequenti. I quartieri sono frazionati secondo i principi della segregazione razziale. Più di 3 milioni di persone sono state trasferite con la forza. I promotori dell'apartheid ignorano volutamente la maggioranza nera. 1955. L'African National Congress organizza manifestazioni di massa contro l'apartheid. Sharpeville. 1960. Mobilitazione nazionale contro il passaporto interno per i non bianchi che limita gli spostamenti della popolazione nera e ne trasforma una larga parte in stranieri emigranti. Intorno al commissariato si radunano 15.000 dimostranti pacifici. Davanti a loro sono schierati 515 poliziotti. Un colpo di fucile dà il via al massacro. Le pallottole degli agenti colpiscono a morte 67 persone, donne e bambini. I neri sudafricani bruciano i passaporti e la tensione si estende a tutto il paese. 20.000 gli arresti. I privilegiati abitano nei giganteschi quartieri di baracche, le township, nate in prossimità delle città, per consentire ai neri di lavorare nel Sudafrica bianco con un minimo di spostamento. Gli altri, tutti gli altri, con le loro famiglie, si sono installati illegalmente nelle bidonville sovrappopolate. Allora, senza tregua, i bulldozer abbattono le misere case e la gente è cacciata via. Nel 1973, a Johannesburg e a Durban, scoppiano scioperi di protesta, scioperi selvaggi, spontanei, ma senza coordinamento, senza un leader, e le rivendicazioni sono parole confuse. 1976, Soweto, il grande sobborgo di Johannesburg. Un gruppo di giovani protesta contro la decisione del governo di imporre l'uso nelle scuole dell'Afrikaans, la lingua dei sudafricani bianchi portata dai Boeri. ...23 morti, 200 feriti. Le immagini del massacro impressionano l'opinione pubblica mondiale. Il governo risponde ancora una volta con la repressione violenta e trasforma le città in territori di guerriglia. ...1979... A Città del Capo, gli studenti neri, meticci e indiani, incoraggiati dalla Chiesa, manifestano contro la segregazione nelle scuole. Gli studenti contestano le leggi razziali. Vogliono abbattere il muro dell'apartheid. La protesta diventa rivolta. 1985. Caduta mondiale del prezzo dell'oro.
inflazione. Il 37% della popolazione attiva è disoccupata. Scoppiano le rivolte. I giovani disertano le scuole per la rivoluzione. La repressione è, come sempre, brutale. Le televisioni mostrano a tutto il mondo la vita quotidiana a Sharpeville, Soweto, e in più di altri 30 distretti. Più la stampa e le televisioni diffondono le immagini degli scontri, più l'opinione pubblica mondiale inorridisce davanti a ciò che vede. Ma l'informazione subisce lo stop dal governo e diventa illegale filmare il lavoro della polizia. 1987. Mentre i bianchi votano, i neri sono in sciopero. Le città sono paralizzate, tutti i trasporti sono fermi, gli studenti boicottano le elezioni. L'astensione dal lavoro dei minatori di colore è lo sciopero più importante. ...150 feriti, 400 arresti. 40.000 lavoratori che hanno partecipato allo sciopero vengono licenziati e confinati nelle riserve. Settembre 1989. È il giorno delle elezioni per i bianchi. È il giorno del boicottaggio degli indiani e dei meticci, solidali con 20 milioni di neri ancora esclusi dal voto. 29 morti in un solo giorno a Città del Capo. De Klerk vince le elezioni sbaragliando sia gli avversari di sinistra che quelli di destra. 1990. De Klerk dà ai giornali la foto che tutti avrebbero voluto scattare e annuncia la scarcerazione di Nelson Mandela. Dopo 28 anni di prigione è libero senza condizioni. 3, si è chiuso un capitolo della storia del paese. Se ne è aperto un altro, ancora più importante, quello riguardante la creazione di un Sudafrica unito, giusto e democratico. Il Sudafrica è una terra con una straordinaria varietà di gruppi etnici, con diverse culture, fedi religiose e lingue. L'apartheid, sistema politico fondato su un'ideologia razzista, ha retto per 40 anni la vita del paese, all'ombra di una minoranza bianca. Molte delle questioni messe in luce dagli anni dell'apartheid restano importanti per qualsiasi società dove sia evidente qualche forma di repressione. Ignorare un passato molto recente potrebbe aumentare il rischio di scivolarci nuovamente dentro. Io amo il mio paese, diceva Nelson Mandela. Ho lottato contro la dominazione bianca. Ho lottato contro la dominazione nera. Il mio ideale più caro è quello di una società libera e democratica, nella quale tutti possano vivere in armonia e con uguali opportunità. Spero di vivere abbastanza a lungo per realizzare questo ideale. Ma se sarà necessario, per questo ideale sono pronto a morire. For which I am prepared to die.